Estem de vacances i estem aprofitant. Portem un mes i mig aquí de vacances. Aquest any en tinc més de les normals. I aprofitem. Eccoci, siamo tornati su www.radionovafutura.it. Questa è Radio Barça Italia, l'unica trasmissione prodotta, condotta e gestita da culés, pegnisti, soci, tifosi barcellonisti di lingua italiana, vero? Vero Flavio? Esatto. Ci abbiamo una cosa che Alberto ci ha preparato, ma che giustamente Flavio nel suo castigliano perfetto da Don Quixote della Mancia riesce a... che è catalana, te che dici? Radio Barça Italia, un programa creado y conducido por integrantes de la Peña Blaugrana Roma, donde participan culés de lengua italiana. Don Quijote era de la Mancha, scusa, era manchego. Pure Don Andrés è manchego. Vabbè, però Flavio non è manchego, scusa. Don Quixote, perciò ho detto... Solo che Iniesta i mulini a vento li fa vedere agli avversari. Quando... Senti, allora io intanto saluto con affetto Stefano Rizzo, perché è in collegamento con noi. Ciao Stefano. Buonasera a tutti, ciao Massimiliano, e buonasera anche a tutti gli ospiti in studio, a tutti i radioascoltatori che ci ascoltano da ogni parte del mondo. Ciao carissimo. Buonasera. È un piacere. Allora, beh, Stefano, insomma, ormai è un abitué di Radio Barça Italia, insomma, è uno che ci aiuta molto e in futuro ci aiuterà anche ancora di più, anche perché è un culé romano, e quindi è il suo dovere da culé. Assolutamente sì, Massimiliano, sono davvero contento di poterlo fare. Esatto, e quindi insomma di ampliare la professionalità, anche perché poi lui, ricordiamo, è l'editore e uno dei direttori di Passione del Calcio.it, è insomma un professionista di quelli bravi, ragazzi, di quelli che sanno fare il mestiere. Noi giochiamo, noi siamo veramente dei tifosi che parliamo del nostro grande amore in colori blaugrana. Stefano ha questo amore per i colori blaugrana, però è anche un professionista serio e quindi sa valutare, sì, caro Flavio, la differenza. Io ho un passato da pubblicista, o aspirante pubblicista, ma diciamo che il calcio poi l'ho lasciato ai professionisti della cronaca. Ragazzi, io ho una bella riflessione qua. Sì? Allora, se il fatto che la medusa abbia sopravvissuto 650 milioni di anni, sì, nonostante non abbia il cervello, nutre tante speranze ai madridisti. Ah, ecco, giustamente. Cioè, nutre tanta speranza giustamente ai madridisti. Beh, allora... il viscido è sempre lo stesso. Esattamente. La levigatura della pelle. Allora... Ha sopravvissuto 650 milioni di anni senza cervello. Esattamente. Allora, prima di lanciare insomma le domande invece più tecniche a Stefano, io volevo, per chiudere insomma questo fatto di colore, oggi insomma nel presentare a degli amici culé, cioè qui c'era anche Culessa, qui c'era anche Francesco Bonagura, Flavio Rollo, ho detto è il culé perfetto, perché è per metà romano e per metà barcellonese. Attenzione, non ho usato catalano, ho detto barcellonese, perché poi sì, i catalani noi sono tutti amici e fratelli, però poi come noi ci abbiamo i burini a Roma, ci sono anche i catalani insomma della montagna, che io qui non riesco mai a capire nulla di quando parlano. Un catalano stretto, un catalano arcaico, peggio di quello d'Alghero, guarda. Sì, vabbè, quello è normale, no? Sempre i popoli di montagna sono un po' chiusi per parlare in qualunque lingua. Esattamente. E quindi chiedo, prima di parlare seriamente, insomma di entrare nel vivo, è bello anche così, dai. Tecnico, è bello anche così, chiedo a Stefano Rizzo se sei d'accordo con questa mia definizione. È il culé, è il barcellonista dalle nostre parti perfetto, Flavio Rollo. Anche se ti interrompo, e poi risponde Stefano, ricordati che il catalano è una lingua, che se vai in un paese e gli dici che sono come
i burini di Roma si arrabbiano, c'hanno ragione, si arrabbiano, hai per ragione, essere gentili, hai ragione, è vero questo, è vero, io ho cercato di far capire un po' più a chi ci ascolta, però Flavio ha perfettamente ragione. Vai Stefano. Ah sì, assolutamente d'accordo, alla fine la cosa che conta è l'amore verso il Barcellona, poi di dove si è insomma, perché comunque l'obiettivo iniziale proprio del barcellonismo creato da Gamper era proprio quello di essere universali e internazionali, per cui Barcellona è una lingua mondiale, diciamo il club Barcellona ha una lingua universale in sé. Intercontinentale. Continentale, esatto, intercontinentale anche. Come dice giustamente Alberto. Allora, entriamo nel vivo appunto del dibattito, anche perché chi ci sta ascoltando, in particolare lo salutiamo da Bologna, il nostro mitico dottore Antonio Galletti, ci dice, appunto ci fa la domanda. Il gallo. Che io rigiro a Stefano Rizzo. Che cosa ne pensiamo del ritorno, che ne pensi tu dell'eventuale ritorno di Tello al Barça, anche se insomma io e Flavio e Francesco già ci siamo espressi, sì, Francesco un po' più possibilista, Flavio l'ha stroncato completamente, e quanto sembra, da quello che poi Alberto ci ha letto delle notizie, che arrivano a Barcellona anche Luis Enrique, insomma, si è un po', insomma, ha detto cercate di levarmeli subito, Tello, Montoya, Song, Douglas, eccetera. Quindi Galletti ci dice che ne pensiamo e che ne pensa Stefano Rizzo, anche perché Stefano poi ha seguito Tello molto da vicino alla Fiorentina. Secondo Antonio Galletti, Tello è forte, se crede più in se stesso sono dolori per le difese, e Galletti dice serve un terzino destro per il Barça, da 7 al momento al mercato Blaugrana, e lui dice siamo comunque forti, i più forti d'Europa, tra le prime squadre più forti d'Europa, anzi ragazzi fidatevi di un vecchietto come me, mo Anto mica sei così vecchio, insomma, io pure sono più vecchio di Dova, sono decrepito, e poi dice non era per esempio d'accordo con te Flavio su Osil, dice Osil per carità non lo vuole vedere neanche in cartolina, però io la prima domanda che ho chiesto a Stefano Rizzo è secondo te Tello può rimanere al Barça e può sorprendere Luis Enrique, oppure non c'è niente da fare, tornerà a Firenze? Ma io non vedo la situazione abbastanza in maniera chiara, nel senso che la Fiorentina non sembra tantomeno fino adesso fare di tutto per trattenerlo, tantomeno riportarlo a Firenze. Barcellona di contro ovviamente l'ha convocato per il ritiro, però appunto non sembra neanche Barcellona puntarci più di tanto, tantomeno questi sono i rumors insomma che ruotano intorno a Luis Enrique. A me personalmente è un giocatore che in parte piace anche perché ha una grande accelerazione, ci sa fare con la palla a piedi, però manca un po' di continuità e forse manca anche di non ha tanto forse ancora maturato quella mentalità vincente, quella mentalità che serve per stare a Barcellona in cianto stabile, o tantomeno entrare nel giro dei primi panchinari, ecco, quelli che possono entrare e risolvere la partita. Non so se è adatto o meno nel ruolo del quarto attaccante, insomma, se riuscirà a recitare, se in caso dovesse restare a Barcellona, se riuscirà a recitare il ruolo di quarto attaccante. Vabbè, su questo come non darti ragione. Invece, però insomma, se non è stato utilizzato questi anni, è stato mandato via sempre in prestito Stefano, forse è perché proprio la società non, e comunque anche gli allenatori che ha avuto il Barcellona non lo vedono, non lo considerano un elemento importante, nemmeno da subentrante, o forse... Sì, per me potrebbe essere questa la chiave di lettura, perché comunque un giocatore buono, ma per adesso almeno gli è sempre mancato, fino adesso gli è sempre mancato quel quid in più che possa poi fare la differenza, e in quel caso appunto il giocatore diventa campione se riesce a fare questo salto di qualità, però per adesso ci sono stati un po' dei limiti, anche nella Fiorentina comunque è stato discontinuo, a tratti era davvero incontenibile su quella fascia,
sulla fascia destra, però spesso poi dopo si perdeva un pochino anche nelle stesse giocate che faceva quando stava in campo. Ma saresti d'accordo con me se dicessi che se non l'ha acquistato il Porto, che comunque ha una grande storia negli ultimi anni sui giocatori di qualità, che sa riconoscere, che ha valorizzato tantissimi giocatori, perché dovrebbe farlo il Barcellona? Perché dovrebbe tenerselo il Barcellona nella plantiglia ufficiale di quest'anno? Esattamente. Ma la differenza potrebbe essere quella che magari se il Porto lo acquistava era perché comunque lo riteneva un titolare, mentre il Barcellona dovrebbe fare tra virgolette una riserva di lusso, perché in questo caso appunto quest'anno si è detto insomma da inizio che il tridente è intoccabile, ovviamente, però non potrà essere caricato al massimo in tutte le partite, tutte le competizioni, Champions League, campionato, Coppa del Re, per cui è ovvio che ci vuole questa punta che subentra e che dia diciamo il supporto importante. Però Monir, appunto, neanche Monir ha messo almeno per adesso all'altezza della situazione, per cui è chiaro che ci vorrebbe, a mio avviso, un attaccante pronto, perché tanto comunque il tridente è formidabile e più forte al mondo, perciò il quarto attaccante serve solamente in alcune situazioni e deve essere comunque un attaccante che non deve più di tanto far abbassare in maniera impietosa il livello, perché è ovvio che sì, Gamero è un attaccante pronto, conosce la Liga, a me non dispiacerebbe come acquisto, perché è un attaccante molto pronto per il momento, perché è quello che serve poi a Barcellona. È giusta questa cosa, però. Tu dicevi prima, Flavio, Gamero, un giocatore di movimento, perché poi non è un giocatore statico, e giustamente Stefano rimarca anche il fatto che è un giocatore pronto. Cioè, noi abbiamo bisogno di giocatori che ti entrano durante la partita o che vadano a sostituire per turnover o per infortunio uno dei tre là davanti. Serve un acquisto alla Henry. Bravissimo. Esatto. Bravissimo. O alla Larson. Giusto. Sì, sì. Magari. Francesco, hai una considerazione, una domanda per Stefano, sempre da questo punto di vista? No, più che altro volevo sapere, visto che comunque si parla di comunque dell'attacco e di grandi nomi, io che sono più il tipo che bene o male ama focalizzarsi sulla funzionalità di un giocatore rapportata al modulo, al tipo di gioco che fa una squadra. Sì. Volevo chiedere più che altro che, a parte l'attacco dove oramai è risaputo che serve un'alternativa di ruolo, i nomi sono quelli tipo Lairo e Zetto, volevo chiedere a Stefano appunto che cosa ne pensava, che cosa ne pensava lui della questione terzino destro, se è giusto andare avanti con Alex e Sergi Roberto oppure serve anche lì un acquisto che possa consentire all'uso di avere un certo equilibrio nel reparto difensivo, che alla fine è quello che si rivela fondamentale la vittoria di qualsiasi trofeo. Quindi tu dici, Stefano, sostanzialmente giustamente rimarca questo Francesco, per quanto riguarda il terzino destro, andiamo avanti, sì, con Alexi Vidal e con sostituto Sergi Roberto, secondo te c'è bisogno di un terzino destro? Flavio lo chiedeva a gran voce prima. Ma Francesco, secondo me a questo punto bisogna fare chiarezza. Secondo me questa situazione è un po' più chiara, dovrebbe essere tantomeno sulla carta rispetto al quarto attaccante, perché abbiamo detto che nel quarto attaccante possono esserci dei dubbi se trovare un giocatore pronto o non pronto, vedere un po' come adattarlo nel ruolo di quarta punta. Di fronte sarebbe un tridente comunque formatissimo, il più forte al mondo, per cui subentrare poi in corsa non è mai semplice nel calcio, perciò mai potrebbe essere la carta vincente quella del puntare su un giocatore pronto, però lì diciamo comunque stiamo parlando di un ruolo di rincalzo, seppur di rispetto sempre di rincalzo. Invece qui la situazione deve essere ancora più chiara secondo me, perché si vuole puntare su Sergi Roberto, ma puntarci su un ruolo che potrebbe magari alla lunga non essere suo, perché comunque ha tutto per andare bene, però è più un centrocampista sulla carta. Per andare male anche.
Tutto per andare male, come sul discorso Vidal. Anche lì Vidal l'anno scorso si è visto e non si è visto il fatto di